pronti, partenza, via. Siamo all'interno di un posto unico, siamo all'interno del Jewel, che è un centro commerciale, un parco divertimenti e soprattutto è un posto fantastico dove c'è questa, la cascata al coperto più grande del mondo, dove c'è veramente di tutto. Questo centro commerciale si chiama Jewel, ovviamente su The Flight Club, sul nostro sito trovate la recensione e tutte le informazioni per come venirlo a visitare, ovviamente è un Natale al caldo, anche se io sono passato da queste parti già in passato sotto Natale, vi dico che qua nevica, sono capaci anche di far nevicare. Adesso usciamo, passiamo sotto questo splendido albero di Natale e dall'altra parte andiamo direttamente dentro il terminal, perché è tutto collegato. A seconda del terminal che si usa a Singapore, se si parte dal terminal 1, che è quello diciamo delle compagnie come Air France, come Lufthansa, come Finnair, come British Airways, basta uscire dal Jewel e entrare direttamente dentro il terminal 1. Se si vola con Singapore Airlines e con altre compagnie invece si useranno il terminal 2 e il 3, che sono collegati da un trenino che passa praticamente dentro la cascata. Girare in questi aeroporti del sud-est asiatico è sempre uno spettacolo, perché non smettono mai di inventare qualcosa. Stiamo andando in una lounge un po' particolare. E questo è il super cocktail. Un veloce ripassino su quelle che sono le regole che permettono di accedere alle lounge. In questo caso ci troviamo dentro la lounge di Qatar Airways. Noi voliamo con Finnair, quindi una compagnia aerea che partecipa alla stessa alleanza che si chiama One World. Quindi in questo caso, viaggiando in business class o possedendo lo status almeno Sapphire, si ha la possibilità di accedere alle lounge indifferentemente. In questo caso abbiamo scelto di partire con Qatar perché basta vedere la tipologia di lounge. Io sto bevendo Veuve Clicquot, Marika sta bevendo un cocktail preparato al momento, abbiamo un super menu da cui abbiamo pescato l'impossibile, anche qui c'è. Questo è il buffet per capire soltanto com'è preparata la roba. Guardate, solo i dolcetti, la frutta. La lounge è disposta in vari elementi, c'è la parte ristorante, c'è la parte relax, purtroppo non ha una grandissima vista sulla pista, diciamo che si affaccia sul gate, però guardate, prese di corrente wireless, eleganza allo stato puro. Siamo dentro la lounge di una delle migliori compagnie al mondo, anzi la migliore compagnia aerea al mondo, con la miglior business class al mondo. Questo è il bar e qui c'è l'altra zona della lounge, dove ci sono anche questi cubicoli per isolarsi da tutto e da tutti. Questo è lo standard dei piatti. Questi sono tre dei cinque antipasti disponibili. Mancava ancora un antipasto all'elenco, è arrivato. Una cena stellata a costo zero, non si può chiudere che non con un tortino al cioccolato caldo, oppure se sei a dieta con degli acini d'uva che sono grandi come delle mele. Una bimba felice. Al di fuori dell'aeroporto principale, l'aeroporto di casa, questa è una delle migliori lounge che abbia mai visitato. Un servizio, una cura per il passeggero, un menù degno della lounge di Qatar a Doha. E invece siamo a Singapore, dove Qatar ha al momento tre voli giornalieri e che quindi permette ai suoi passeggeri di poter avere un'esperienza totale, come se fossero a Doha, cosa che non avviene ad esempio negli aeroporti italiani. La cosa bella di avere lo status, ma in questo caso anche viaggiando in business, è che possiamo entrare anche nella business lounge di Qantas e nella business lounge di British. Il bello di frequentare la lounge è che non c'è limite al numero di lounge che si possono frequentare. Qui abbiamo la SATS Premier Lounge, che trovate ovviamente già recensita su theflightclub.it. Oggi entriamo anche nella British Airways Lounge, perché non ci facciamo mancare niente. Hello, hi.
Qui siamo invece nella lounge di British Airways. British Airways ha storicamente sempre avuto una lounge nei principali aeroporti dove fa scalo, e Singapore ovviamente non può essere inferiore.